fatta un commento sul calendario, su questo avvio. Bellissimo. Lo hai immaginato diverso, come te lo immagini? No, bellissimo, mi piace molto perché è una partenza contro squadre forti. Cesena, insomma, è agli occhi di tutti, una squadra quadrata che sicuramente lotterà fino alla fine per qualcosa di importante. La seconda arriva il Bari, che dovrebbe essere una delle potenze. Poi abbiamo il Brescia fuori casa e poi abbiamo il derby, quindi diciamo quattro partite veramente belle da vivere e quindi siamo contenti, insomma, no? Poi vogliamo partire bene, quindi sarà ancora più bello. Questo, e poi parlano di calcio trattato, questo calendario può in qualche modo far affrettare alcune operazioni di mercato? Ma allora, diciamo che noi volevamo valutare innanzitutto la rosa a disposizione, perché avevamo tante situazioni da verificare, quindi servivano delle partite, indubbiamente. Ci siamo presi tempo fino ovviamente a queste prime partite per cercare di capire dove e come intervenire. E non credo che il calendario cambi qualcosa, avevamo le idee chiare prima, le abbiamo oggi. E appena, insomma, è possibile, cercheremo di completare la squadra con giocatori e uomini giusti. Invece per 20 minuti si è visto un Perugia con le idee molto chiare, anche abbastanza alto, rubare palla, non concedere spazi, probabilmente è quello che concede la preparazione fino al momento, insomma, per il minutaggio. Sì, è normale, è stata la nostra quarta amichevole, quindi siamo ancora lontani dal prodotto finito. Però io ho detto ai ragazzi, proprio perché giocavamo quasi tutti 45 minuti, abbiamo provato proprio a dare degli input, a creare dei periodi di tempo nei quali andare a cercare la pressione alta, andare a cercare di prenderli. E l'abbiamo fatto bene, anche perché gli avevo racchiuso proprio degli spazi temporali ben precisi, l'hanno fatto rispettando bene anche le direttive, quindi bene. Il cambio di modulo è un esperimento, un segnale, cos'altro? Perché ci aspettavamo tutti che replicassi il 4-2-3-1, invece sei passato al 4-3-3. Che vuol dire? Ma che l'allenatore allena, ma soprattutto guarda. Quindi io ho sempre detto che per me non contano i numeri, contano i concetti. Io alleno i concetti di gioco, per me conta il movimento, creare spazi e i tempi di giocata. Quindi è una squadra che l'ho abituata dall'inizio a questo, quindi fa anche poca fatica a cambiare sistema o modulo. Insomma, niente, ho visto le caratteristiche dei giocatori che avevo in squadra e quindi sto cercando sempre di più di avvicinare quella che è la mia idea di calcio e i giocatori che ho. Avevo detto che avrei cercato di costruire un vestito insomma, abbastanza giusto per loro e credo che questo si avvicina abbastanza. Cioè, questo nel senso il 4-3-3 o così per completare? Cioè, o in generale, insomma, 4-2-3-1, 4-3-3? Sì, noi abbiamo un centrocampo molto mobile, quindi non diamo punti di riferimento, questo ci permette ovviamente di passare velocemente dal 4-3-3 al 4-2-3-1, ma anche gli stessi esterni stasera li trovavamo spesso in giro, perché proprio per dare libertà a loro di non stare rinchiusi magari sull'esterno ed essere prevedibili, quindi giocatori come Buonaiuto, come Guberti, se gli diamo la possibilità di puntare tra le linee o di non dare riferimenti, credo che possano essere dei giocatori che ci portano tantissimo in zona di rifinitura e di conclusione. Senti, Dolè, Zapata, Righi, il prete va bene, già spiegato, assenze in vista di domenica perché non stanno bene oppure problemi un pochino più seri? No. Brighi l'abbiamo lasciato tranquillo anche perché Matteo ha lavorato tutto il ritiro benissimo e ha fatto bene l'altra sera, ha lavorato bene sia ieri che oggi e quindi stasera volevo anche vedere qualche ragazzo perché abbiamo la fortuna di avere tanti ragazzi che hanno personalità anche dalle giovanili e se non gli diamo spazio in queste partite credo che poi sia più difficile. E allora anche credo un giusto merito a questi ragazzi che hanno lavorato con noi in ritiro e quindi insomma vederli un po' su una partita vera. Drolet non so se riusciremo a recuperarlo per domenica,
credo che dalla settimana prossima poi a Pietralunga sarà di nuovo in squadra. Zapata credo che domenica insomma ci sarà e sarà disponibile. Del Prete da Pietralunga, e perché non vogliamo forzare, perché già sarebbe utilizzabile, ma non vogliamo forzarlo, e da Pietralunga rientrerà al 100%. Quindi, insomma, dai. Alla Hudson oggi, per motivi, una scelta tecnica e disciplinare, lui come Dinolfo e De Lezzai oggi non hanno fatto parte della partita. Si sono allenati. No, non hanno rispettato delle regole, diciamo, di spogliatoio. Altre domande all'inizio? Sì. All'inizio su Ricci in quel ruolo, nel senso comunque un ruolo che non è nuovo per lui, però per capire che ruolo può avere, scusate per le parole, in questo organico su quella posizione. Ma Matteo per me è un centrocampista completo, può giocare in tutti e tre i ruoli, quindi sia da mediano, sia da mezzala che da play. Credo che forse lì possa rendere al meglio, perché è un grande calcio, ha grande senso di posizione, è molto intelligente, quindi sa accorciare in avanti, sa dettare i tempi, si sa muovere anche tra le linee, quindi credo che allenandosi con continuità e con impegno come fa tutti i giorni, credo che possa diventare veramente uno specialista di quel ruolo lì. Prego Moreno. Sì, mi chiedevo, visto che fai gli esperimenti, fai le prove, vuoi vedere chi c'è e chi non c'è, ma mi domando, a Di Carmine hai dato due esterni importanti, perché Bonaiuto ha dimostrato di essere un esterno importante. A Bianchi gli hai dato due ragazzini, non è che questo si stranisce? Ma non penso, insomma, anche perché primo tempo abbiamo provato una squadra diciamo fatta da giocatori un po' più esperti. Il secondo tempo erano tanti ragazzini che a me sono piaciuti molto, però dico che può succedere di non essere scelto nella formazione titolare. Noi siamo il Perugia, e se un giocatore è scontento perché va in panchina lo dimostra poi in settimana, ma lo dimostra con i fatti, non abbassando la testa. Quindi oggi è un amichevole, se uno prende una bocciatura un amichevole si sente penso che non sia idoneo al nostro percorso, lo dico in maniera molto franca, perché abbiamo iniziato da 20 giorni, se uno si sente bocciato probabilmente non ha lo spirito giusto per affrontare una stagione dove tutti sono titolari, ma tutti possono anche andare in panchina, perché ci saranno tante partite, c'è bisogno dell'energia e delle forze mentali da parte di tutti, quindi chi si sente sicuro del posto sbaglia, come chi si sente un panchinaro sbaglia. Io non voglio gente che si senta un'alternativa, io voglio gente che si sentano titolari, perché io li rispetto tutti e li considero tutti titolari. Prego. Senti, se non sbaglio hai giocato tutta la partita. Sì. Che segnale è? Che ti aspetta questa stagione, anche in considerazione dei minuti che qual è il tuo obiettivo stagionale? Prima il mio obiettivo è andare avanti con la squadra per provare ad andare in Serie A o vincere qualcosa e poi migliorarmi, ma prima per aiutare la squadra, perché sono a disposizione della squadra. Quanto ti ha servito l'esperienza dell'anno scorso, dove sei entrato, poi dopo sei andato a fare un'altra esperienza, insomma, ti senti pronto per affrontare il campionato di Serie B? Sì, l'anno scorso è vero che ho giocato meno, poi sono andato a gennaio alla Juve e poi il mio passaggio alla Juve mi ha aiutato tanto, e quest'anno con l'aiuto di mister che punta tanto sui giovani, che aiuta tanto i giovani, mi aiuta gli altri giovani, anche i più grandi della squadra danno una mano ai giovani, allora pensiamo che noi giovani dobbiamo metterci dentro per aiutare la squadra. Qual è la posizione dove ti trovi meglio? Perché oggi hai fatto parte della mezzala, ma tendi ad abbassarti in alcuni momenti.
ti sembrava che faticavi a trovare la posizione più giusta, magari ti trovavi meglio, un pochino più spostato. Sono centrocampista e poi non è che è un sistema che abbiamo imparato sulla tattica con mister, il mister che ha messo quella tattica in pratica, allora noi facciamo quello che dice. E ecco perché da mezzala diciamo riesce a disimpegnarti bene da mezzala oppure più da interno diciamo. No, mezzala sì. Allora, ma abbiamo a volte se siamo chiusi dobbiamo fare, non possiamo stare così, dobbiamo cercare gli spazi così per andare avanti con i palloni. Una battuta sul calendario, su questo avvio. Bah, ho appena saputo, non mi ricordo, cioè mi hanno detto adesso proprio mentro in doccia velocemente, se mi ricordate un po' le partite perché mi ricordo Cesena Bari, beh penso che indipendentemente da chi sia uscito fuori penso che questo campionato, anche se è ancora presto per dirlo, è più equilibrato ancora di quello dell'anno scorso, quindi chiunque ci capita è nel senso indifferente, nel senso che sono tutte squadre attrezzate, penso che quello che faccia la differenza in questo momento qua è chi per primo riesce a diventare squadra senza magari diventarlo a ottobre, a novembre. Se siamo bravi a riuscire a integrare i nuovi, a capire quello che vuole il mister e a metterlo in pratica, penso che soprattutto inizio campionato, quando non tutte sono a posto, hai un bel vantaggio. Quindi sappiamo che saranno 4 partite difficili, ma anche se fossero uscite altre 4 squadre, erano comunque partite difficili, le affronteremo una per volta vedendo un attimino di mettere in difficoltà. Uberti è segnato già con un punto, Perugia che punto è? Ma non penso di essere io con un punto, penso che sia presto ancora per vedere una condizione ottimale, sicuramente quello che ci dà morale è il fatto che nonostante i carichi di lavoro riusciamo comunque a mettere in pratica, siamo riusciti oggi ancora di più forse dalla parte del Carpi a mettere in pratica quello che proviamo, sicuramente notiamo che dopo un po' è normale che le gambe siano pesanti e magari non girino più come prima, però è importante far fatica per arrivare a una condizione accettabile inizio del campionato. Stefano, col 4-3-3 come ti sei trovato questa sera? Perché l'avvio è stato importante, ma poi facendo, è chiaro che si fa sentire un po' la fatica. No, non mi sono trovato bene, ma penso che siamo stati bravi a mettere in pratica quello che abbiamo provato negli ultimi, alla fine, 3-4 giorni, perché comunque avevamo fatto l'altra partita con un altro modulo. Penso che sia di buon auspicio il fatto che la squadra sia adattata subito a un modulo diverso. Io mi trovo bene lì, come anche nell'altro modulo, senza problemi. Penso che quello che conti di più è il movimento di tutta la squadra. Se riusciamo a farlo come oggi, si creano spazi e possiamo mettere in risalto le caratteristiche poi anche dei singoli che abbiamo, che se li mettiamo magari in condizione di far bene, gli diventa anche la vita più facile. Quello che ho visto che devo migliorare sia io che magari quelli che giocano davanti è essere un attimino magari più decisivi in certe situazioni, perché col Carpi non ce ne sono capitate tante, capiterà in tante partite che non avremo tante occasioni e quelle poche che abbiamo, se riusciamo a finalizzarle, poi sono lì che si decide le partite, come è anche successo oggi, anche se oggi abbiamo avuto secondo me più situazioni per poter far gol. Sul piano fisico sei molto più tranquillo rispetto alla scorsa stagione, perché eri ritornato dopo un lungo periodo di attività, hai avuto alti e bassi, no, sotto l'aspetto fisico. Quest'anno? Beh, preferisco non dire nulla, però sto incominciando a riavere sensazioni positive che penso siano normali, comunque sono stato fermo 3 anni anche se mi sono sempre allenato, magari il ritorno in campo, infatti l'anno scorso sono riuscito a star bene come volevo io in poche partite, per ora sto bene e spero di star bene il più possibile perché mi serve anche a me a livello, diciamo, anche se sono grande, però mi serve avere queste situazioni positive perché mi sento adesso che posso spingere senza problemi, senza dover stare attento come magari sono stato attento qualche volta l'anno scorso. Grazie. Domenica sarà una partita vera, anche se è calcio d'agosto, ma contro una squadra che secondo me non è da sottovalutare. No, anzi, ma
prima io ho detto che prima si diventa squadra, prima si hanno benefici, tant'è che anche questi due amichevoli, anche se non contano nulla, per noi erano importanti, perché comunque abbiamo preso un allenatore nuovo, abbiamo la base dell'anno scorso, ma ci sono alcuni giocatori nuovi, è cambiato tanto a livello, comunque mister Bucchi ha idee diverse rispetto a quello dell'anno scorso, quindi sia amichevoli che la partita di Coppa Italia per noi devono essere parte vere, ci servono tutte per incamerare tutto quello che poi c'è nel campionato, quindi sicuramente potremo avere delle difficoltà domenica, dobbiamo saper soffrire tutti insieme e cercare di mettere in pratica quello che facciamo, perché penso sia la base per arrivare a inizio campionato stando bene, anche perché sono convinto che non siamo sicuramente tra le prime 3, 4, 5 che sono candidate per salire. E penso che se riusciamo ad avere una buona partenza e quindi riusciamo a prendere, diciamo, un treno che ti fa star su, poi è diverso. Se invece parti un po' a rilento, rincorrere è sempre più difficile. Stefano, il fatto che non siano stati fatti i proclami quest'anno, no? Di un campionato di vertice, penso che vi possa aiutare anche dal punto di vista psicologico, forse non avrete pressione, anche se chiaramente la piazza rimane molto esigente. Beh, penso che quello che contraddistingue il gruppo dall'anno scorso e anche i movimenti che ho visto è l'orgoglio, cioè il fatto di voler tirare fuori il massimo possibile da quello che possiamo fare in questo campionato. Io quando sento pressioni, alcune volte mi viene da ridere, ma non perché non ci siano, perché penso che se giochi in una certa categoria è normale che ci siano, quindi ci devi convivere. Se non ci sai convivere, secondo me non riesci ad arrivare a certi livelli, quindi penso che ci sentiamo tutti responsabilizzati da quello che è successo l'anno scorso, e quello che è successo l'anno scorso ci deve servire per quest'anno. È giusto non far proclami, perché pur tanto alla fine io sono sempre, lo ricordo dall'anno scorso, sempre il campo quello che parla, quindi testa bassa, pedalare tutto insieme e poi tireremo le somme più avanti. Altre domande? Grazie. Buonasera. Ah, va bene. Diciamo un test per mettere ulteriore benzina sulle gambe, il primo contro una squadra che affronterete anche in campionato, come visto in generale la squadra? Ma un test secondo me è abbastanza veritiero, perché abbiamo affrontato una squadra sicuramente costruita per altri obiettivi, si è visto, sicuramente noi siamo partiti un po' timorosi, abbiamo subito il gol, abbiamo fatto fatica a reagire. Sicuramente bisogna crescere sotto l'aspetto della personalità e della condizione fisica, ma anche di alcune giocate che non abbiamo mai proposto stasera. Sicuramente bisogna dar merito anche al Perugia, che stasera ha fatto meglio di noi, però insomma noi sappiamo qual è il nostro campionato, bisogna cercare di analizzare bene questi tipi di partite in preparazione sia alla Coppa Italia ma soprattutto al campionato. Bisogna cercare di completare la rosa. Sicuramente stasera è stato un mix di formazione, nel senso che abbiamo giocato prima con alcuni giocatori, poi sono entrati altri, insomma cerchiamo di trovare quella quadratura che ci possa permettere al 26 di agosto di essere pronti. Ciao, come ha analizzato lei tutti i giorni, probabilmente anche il direttore Bagnati, ma anche ancora quel centrocampista di qualità? No, ma io non parlerei tanto degli assenti, tanto sappiamo quello che ci serve, parlerei dei presenti che devono crescere, che dobbiamo migliorare a partire dall'allenatore, per questa è una categoria difficile, abbiamo visto sicuramente un buon Perugia e queste sono le squadre che affronteremo e quindi bisogna crescere sotto tanti aspetti. Per quanto riguarda i giovani nuovi che sono entrati in secondo tempo, Direi una nota positiva, sono entrati tutti bene, mi sono piaciuti, sono entrati con personalità, ma lo sapevamo, insomma li abbiamo scelti perché hanno dei prospetti sicuramente importanti e quindi insomma è giusto dargli spazio, abbiamo fatto appena un allenamento, insomma hanno giocato il secondo tempo, però insomma dai, è una cosa positiva questa. Perché sia buono sempre il recupero? Sì, non ha fatto niente questi 15 giorni di preparazione, quindi giocava con due allenamenti sulle gambe, quindi anche lui sono soddisfatto oggi. Parlando del sorteggio di oggi, insomma, questa partenza nel vento? Sai, sono Serie B, non c'è partite facili, poi
giocartela con tutti, ma anche perdere con tutti, quindi bisognerà prepararsi al meglio, perché siamo una neopromossa, bisognerà cercare, come dicevo prima, di accumulare quello spirito e quella voglia di mettersi in discussione sempre e di provare a essere all'altezza della situazione. Una domanda io voglio fare. Prego. Volete potenziare l'offensivo comunque della squadra? No, ma noi siamo convinti, ovviamente, dalla partita di stasera, insomma, che abbiamo delle potenzialità, sicuramente vanno sviluppate, vanno migliorate. Oggi abbiamo concesso 45 minuti a quasi tutti i giocatori, alcuni sono arrivati ieri, e quindi, insomma, sotto l'aspetto bisogna crescere, però insomma cercheremo piano piano, anzi veloce di tirar fuori quelle che sono secondo me le qualità della mia squadra e di mettere in atto quello che dovrà essere un po' la nostra idea di calcio.